Oggi è un giorno particolare, è un giorno molto particolare per me, è un giorno che mi ha segnato la mia vita. Oggi sono le 11, ecco, io come 11 anni fa, guarda, le 11 meno 5 è come 11 anni fa, io ero con mia moglie e i miei due bambini in macchina, che siamo fuggiti dalla Calabria a mezzanotte e un minuto del 17 ottobre del 1997, perché la mia vita era in pericolo, non solo la mia ma quella anche di mia moglie e dei miei bambini. Sapete perché era in pericolo? Era in pericolo perché ho denunciato i mafiosi e le sue collusioni, quelle collusioni con il potere politico istituzionale che collude a fanno affari insieme. Io le ho denunciate facendole condannare. Per aver fatto questo, io sono da 11 anni che non vivo più. Ho detto due cose sono importanti oggi. Io sono qui nella città dove mio zio era questore qui. Nella città di Udine mio zio è stato questore, il dottor Domenico Savastano. E quindi ecco venire qui dove mio zio rappresentava le istituzioni, era capo della questura di Udine, è per me un modo anche di orgoglio, Ma dalla presentazione diceva proprio si diceva, gli hanno revocato la scorta. Io faccio un passo di 15 anni indietro. Faccio un passo di 15 anni perché voglio che voi capiate la differenza che ci sono tra le persone. Per me, ragazzi, chiedo scusa, un attimino d'attenzione, E vi dico il perché. Perché ho rinunciato alla vita, sto dando la vita per dei principi sani, per dei principi sanciti dalla Costituzione, per dei principi di legalità e di giustizia. Io non sto vivendo più. Io non vivo più. Io sono braccato dalle mafie, perseguitato dalle istituzioni. Mia moglie è un medico odontoiatra, un dentista. Io ho un imprenditore che davo posti di lavoro a più di 200 famiglie, 200 operai circa, avevo cantiere anche all'estero. Io ho dovuto chiudere perché ho detto non pago il racket, non pago il pizzo. Per aver detto questo, che loro pretendevano il 3%, io non lavoro più. Mi hanno fatto fuggire di notte, abbandonando la mia Calabria, lasciando tutte le cose come stavano. La mia famiglia, io provengo da una famiglia calabrese, 9 figli siamo. Ho lasciato tutti, per anni i miei non hanno saputo che fine avessi fatto. Non sapevo, perché sono dovuto scappare. Scappare perché ho denunciato i boss, l'andrangheta delle 4 province, tra l'organizzazione criminale più potente al mondo, l'andrangheta. Ho denunciato quelli di Reggio Calabria, di Crotone, di Catanzaro, di Vibo, i boss, i capi, i gregari, ma ho denunciato anche quei poteri politici istituzionali. Ho fatto condannare un consigliere di Stato in tutti i tre gradi di giudizio. Ho denunciato sottosegretario a suo tempo al Tesoro, onorevoli. Ho denunciato un sistema. E lo Stato cosa ha fatto? Perché io ho detto no, mentre i mafiosi pretendevano il 3%, questi poteri occulti, questi poteri massonici, questi poteri politici che fanno affari, che continuano ancora oggi a fare affari, a proliferare, ad accumulare ricchezze, pretendevano il 6%. Oltre a regalie, oltre a imposizione chi doveva fare determinati lavori, dai movimenti terra, alla fornitura di calcestruzzo, alla manodopera da prendere da un cantiere all'altro. Io avevo cantieri, ero uno dei più grossi imprenditori della Calabria. Mio papà anche esso era imprenditore, però lui faceva privato, non faceva pubblico. E io sto pagando un prezzo altissimo in un paese democratico quale il nostro. Addirittura esportiamo pure la democrazia e poi non abbiamo l'Italia. Abbiamo l'Italia in mano alla mafia. Tutti i mezzogiorni in mano alle mafie e poi parliamo di democrazia in Italia. Ma dove sta questa democrazia? Dov'è? Quando uno che denuncia
Ecco perché mi ha fatto male prima sentire quella parola che io non uso, che io non voglio neanche dirla, ripeterla, perché i delinquenti sono delinquenti. Io sono una persona di alta moralità, io sono una persona che ha il vero senso dello Stato, io sono una persona che viene al di fuori dal mondo che potrebbe inquinare qualunque condizionamento politico o imprenditoriale o di altro genere. Io credo nella Costituzione, io credo nell'applicazione delle leggi emanate dal nostro Parlamento, che purtroppo in Italia non sono a vantaggio delle persone oneste, ma cercano di fare le leggi per fare chi? Per vedere e trovare le scappatoie, come poter questi delinquenti o chi fa corruzione o chi collude con essi, per poter farli uscire da carcere. E allora ecco, undicenni come in questo momento, io a mezzanotte un minuto di 11 anni fa sono venuto 7-8 carabinieri, hanno preso i miei bambini, una bambina di 8-9 mesi e il maschietto neanche 2 anni, ci hanno messo, mi ero comprato una macchina anche per l'occasione, perché l'ho saputo pochi giorni prima che dovevamo abbandonare la mia terra, la mia Calabria, mia moglie ha dovuto chiudere lo studio odontoiatrico, io tutto, idem, tutto, non abbiamo detto nulla a mia mamma, sua mamma, perché il papà l'avevamo perso, il suo papà era un direttore didattico pure, io avevo perso mio papà con un male dopo 2 anni di malattia, con un cancro. Perché dico questo cancro? Perché le mafie sono un cancro, le mafie sono un cancro. E allora voglio dire, tu Stato cosa fai? Mi inserisci in un programma di protezione dicendo che mi devi tutelare la mia vita, perché la mia, il rischio per la mia, il pericolo di vita per la mia persona è imminente. E allora dici non possiamo tutelarvi giù in Calabria, deve essere inserito in un programma di protezione. Avevo lo zio, che io avevo chiesto consigli a lui, avevo chiesto consigli a magistrati, amici miei, che mi sono cresciuto con loro. Cosa devo fare? Pino, ma che vuoi cambiare tu le cose? Ma che vuoi cambiare tu le cose? Perché giù lo Stato non c'è. Lo Stato non c'è giù. Ma io uscivo dalla scuola come voi, con mia moglie, ho fatto il liceo come voi, poi si è laureata e tutto. Io ho studiato, mi sono diplomato, ecco, l'Istituto Tecnico per Giovani, poi ero andato all'Università di Ingegneria, poi papà non stava bene, quindi ho dovuto prendere le redini delle aziende, non solo la sua, ne ho fatto un'altra. Allora cosa hanno fatto? Perché io, dopo tanti attentati che ho subito giù, dagli incendi, ai furti, ai danneggiamenti, ai colpi di lupara sui cantieri o sui mezzi, hanno sparato anche un mio fratello, ferendolo. Io ho detto basta, l'unica cosa che potevo fare, licenzio gli ultimi operai nel mese di settembre del 1994, non lavoro più. Questo lo posso fare? Non lavoro più perché io soldi non ve ne do. Non ve ne do soldi. E allora ecco, ho licenziato gli ultimi operai, avevo contabilità che mi dovevano pagare, stati d'avanzamento e cose che addirittura non mi pagavano. Il mondo politico cosa ha fatto? Mentre i criminali continuavano a sparare, a fare questo, addirittura andavano sui cantieri incappucciati, armati di mitra, di fucile, di cose, mandavano via anche gli operai. Il potere politico istituzionale controlla le banche, controlla tutto quello che è istituzione. E allora ecco che loro, come esempio negativo, per far passare agli altri imprenditori che non si denuncia, cosa mi fanno? Mi dichiarano un'azienda fallita per 134 milioni di vecchie lire, pur avendo appalto per oltre 25 miliardi, pur avendo beni mobili e attrezzature per miliardi, ci sono voluti 10 anni, ma dopo 10 anni hanno arrestato anche quel presidente di quel tribunale, la dottoressa Patrizia Pasquini Piemontese, perché colludeva con la 'Ndrangheta e precisamente con i Mancuso, eccetera, eccetera. Ci sono voluti 10 anni. Ho fatto condannare un consigliere di Stato nominato nel 2001 dal governo Berlusconi, facendolo dichiarare interdetto.